trovate, ben trovati. Riprendiamo il nostro cammino. Spero, ecco, che perlomeno ci stia aiutando. Mi metto dentro, ci stia aiutando. E capire in profondità questo messaggio di Gesù, la pagina proprio programmatica di Gesù, e soprattutto ci aiuti a vivere anche, no? Perché questo è lo scopo, no? Non è che siamo venuti qua, veniamo qua per imparare, eh? Io non sono un insegnante, d'accordo? L'unico maestro è Gesù, e il suo essere maestro è maestro perché noi possiamo mettere in vita, no? Vitalizzare, vivenziare quello che lui ci ha presentato e continua a presentarci, perché il messaggio è vivo, questo che voglio dire. Allora iniziamo mettendoci proprio in clima di ascolto e anche di preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda, Signore, il tuo Spirito e tutto sarà creato e rinnoverai la faccia della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. Ripartiamo allora da dove siamo arrivati la settimana scorsa. Beati i poveri in spirito. La prima beatitudine è anche quella che abbiamo definito, no? Punto di riferimento centrale, essenziale. Il cappello. Tutte le altre sono una spiegazione, una continuazione di quello che Gesù ha detto circa la prima. Quindi se abbiamo intuito questa prima, credo che le altre, ecco, riusciamo un po' a far riferimento e quindi a così renderle più comprensibili quasi immediatamente, perché dopo ognuna ha una specificità. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ricordate? Gesù non si sogna mai di dire beati i poveri, eh? Gesù dice beati i poveri in spirito. C'è posto, se volete venire, Ale, vieni avanti. Beati i poveri in spirito. Ecco, non la rifacciamo tutta quanta, diciamo solamente la sintesi. Ci proviamo perlomeno a rendere sintetico. Allora, se c'è una comunità, se c'è un gruppo, perché le beatitudini sono riferite a un gruppo, una comunità, che è la comunità cristiana, che dovrebbe aver capito, ma non solo, perché le beatitudini sono grandi, hanno l'anima del mondo dentro, come Gesù aveva l'anima del mondo dentro, vero? Però qual è la differenza tra la comunità cristiana e il resto del mondo? Che noi sappiamo dare il nome, abbiamo la specificità di questo, per cui se c'è una comunità, se c'è un gruppo cristiano, ma non solo, che ha capito e che si dà da fare per il bene degli altri, se c'è un gruppo che si adopera per la felicità degli altri, che bello! Ma questo è veramente la novità, perché è Dio che si prende cura degli altri e anche della comunità. Perché la comunità che fa questo passo, no, di uscire da se stessa, rende presente Dio. E allora questo Dio manifesta il suo volto agli altri, no? Ma manifesta il suo volto anche alla comunità che fa questo. Quindi c'è proprio un interscambio, no? C'è una pienezza di questo regno di Dio. Ricordate? Regno di Dio, San Luca che la chiama così, no?
perché San Matteo non la chiama. Io vi stavo provando nell'attenzione, eh? Io speravo che qualche uno mi dicesse com'è che la chiama San Matteo? Regno dei cieli, ricordate, perché San Matteo è un ebreo, eh? E scrive in una comunità di ebrei e quindi non può nominare il nome di Dio, eh? Adonai, quando c'è il nome di Yahweh o Elohim, tutte le parole che terminano in El, Gabriel, no, Gabriele, quelle, lì c'è proprio il nome di Dio e quindi ci girano intorno Adonai, regno dei cieli. Allora Dio si fa presente, questo regno di Dio, che vuol dire la presenza di Dio, questo Dio in sé, no? Quando uno lavora, quando una comunità lavora per la felicità degli altri, Dio si fa presente, ed è una comunità veramente felice quella lì. La felicità è nel fare il bene degli altri. E questo viene da una forza, quando qualcuno ha questa, la comunità ha questa forza interiore, questa presenza, no? Amorosa dello spirito, no? E riesce quindi a fare, a darsi da fare per il bene degli altri, oh che felicità! Questa è la beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, il regno dei cieli, quindi Dio, con la sua presenza impalpabile ma viva, Dio si fa presente. Qua abbiamo già notato allora una cosa importante, che Dio non è solamente un'entità filosofica in cui si crede o non si crede, Certo, certo, credere in Dio è importante, però non è sufficiente. Per scioccarvi un po', anche il diavolo crede in Dio. Oh, è vero questo, Anche il demonio crede in Dio. Tra l'altro qua si aprirebbe un grande capitolo, no? Come visto il demonio, com'è il diavolo, come noi lo chiamiamo, no? In vari nomi, no? Nella Bibbia, proveremo già adesso per fare un esempio, no? Non è sempre quello che noi riteniamo, no? Ma ecco, prendetelo nell'accezione più diabolica che vi conviene. Guardate che il diavolo crede in Dio. E quindi fermarsi a dire io credo in Dio, bello, bisogna credere, ma non è sufficiente. Da quello che abbiamo detto qua, da quello che le beatitudini ci stanno dicendo, Dio lo si sperimenta. Dio, tu ne fai esperienza. E se tu ti metti in quest'ottica qua, permetti agli altri di fare esperienza di questo Dio. Che è differente! Non è quindi un Dio da studiare, filosofico, ma è un Dio da sperimentare. Nel credere in Dio è un credere proprio molto di esperienza. Anche è vero che Gesù è venuto a portare questo Dio, è venuto a farci sperimentare, toccare quasi. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è? Eccolo qua. Quando c'è una comunità che ci crede tanto, l'ha interiorizzato, e per la forza che viene da questo Dio, no? Magari senza saperlo, ma si dà da fare per la felicità degli altri, allora questo Dio si tocca, si fa esperienza di Lui, tanti altri possono fare esperienza di Lui, quindi non è sufficiente credere o non credere, discriminante non è questo, ma è poter sperimentare, fare esperienza di questo Dio, poterlo incontrare, io credo in Dio perché l'ho incontrato, l'ho incontrato in quelle persone che me l'hanno fatto incontrare. E Dio si è manifestato a me perché io sono stato strumento del suo incontro per altre persone. Bellissimo. Capite la novità che sta portando Gesù? È questo il senso profondo, bello mi sembra anche, no? Della beatitudine, delle beatitudini. E questo a livello proprio di una comunità. Ci siamo qua, sto solo riassumendo un po' il percorso che abbiamo fatto, chiaramente non ripetiamo tutto perché sennò rimaniamo sempre lì. Adesso possiamo andare avanti, però se volete, anche se come vi ho detto sempre, no, ci fermiamo, approfondiamo, quando io non ho un programma da svolgere.
tanto è vero che sono sicuro che non arriveremo all'ultima beatitudine, l'ottava sia là, forse ne faremo qualche più, ma imboccata la strada, il percorso è conosciuto, avanti. Allora, dopo questa prima, il cappello, potremmo dire che non è neanche la prima, questa qua, no? È proprio quella generale. Adesso vediamo la prima seconda. Mi capite adesso? Cioè, entriamo nelle beatitudini più specificate. Oh, non voglio anche qui tediarvi, ci fermiamo un altro attimo sulla prima. La prima è molto concreta anche. Ricordate quei poveri là, chi è il povero? È colui che fa esperienza veramente della ricchezza di Dio e non si lascia ammaliare da altre ricchezze. Tanto è vero che abbiamo messo in parallelo la beatitudine del povero di spirito, d'accordo, che fa la felicità degli altri, con la tristezza, il pandan è proprio quello lì, no? Del giovane ricco, che nessuno vuole condannare, d'accordo? Ci togliamo dalla testa questa idea di dover mettere sulla bilancia tutto e tutti e dover giudicare, no? Buoni e cattivi, ci hanno troppo insegnato, la spada di Damocle che incombe sulla testa di tutti quanti e soprattutto la spada di Damocle nelle mani di Dio e se te sbagli, zacchete, la tetà è a metà. Ed è quello che abbiamo imparato molto spesso anche noi. Comunque, senza giudicare però, il Vangelo ce lo presenta come questo uomo triste, questo ragazzo giovane, non so chi era, che se ne va triste perché era posseduto da molte ricchezze. E quindi la ricchezza. Quindi quello che voglio dirvi è che Gesù è molto concreto anche nella sua presentazione. Non è che parla spiritualizzando, è veramente concreto. E lo vediamo anche nell'altra beatitudine, quella subito successiva. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Questa mattina, stasera, se qualcuno fosse andato a messa, ha trovato questa parola, consolato, consolato, consolazione. C'era il profeta Isaia che proprio comincia a cantare. È un testo del libro di Isaia, una parte di Isaia. Non sto qua a spiegarvi che Isaia è, lo troveremo anche dopo. Un altro Isaia, ma è senz'altro un altro. Pensate che il libro di Isaia è stato scritto in due secoli, quindi una persona che vive così tanto, una sola non c'è. Quindi chiama Isaia vari profeti che si sono succeduti. Comunque, c'è questa parola molto importante, consolate, consolate, consolate il mio popolo. Secondo voi consolare e confortare è la stessa parola? Provate a pensarci, consolare e confortare, si assomigliano, però nella Bibbia sono usate in un modo differente. Un pensiero differente. Per capire bisognerebbe andare a rileggere, per esempio, il libro di Giobbe. Giobbe lo conosciamo, vero? È un libro, un personaggio che non è storico, non ci siamo ancora così con questo credo, ma la Bibbia ha delle figure. Giobbe è una figura, è l'uomo che dice: ma cosa sta succedendo nella mia vita? Che cosa avviene con me? È l'uomo che si fa domande. Tirate via il Giobbe della pazienza, per piacere, che è quel che ne ha insegnato. Sì, che è anche la pazienza di Giobbe, ma è molto più serio Giobbe, molto più profondo. È uno che vive in un contesto culturale particolare, no? Per cui tu sei buono e quindi hai tutto da Dio, hai tutta la ricchezza che viene da Dio, no? E quindi Giove viene spogliato e quindi va in crisi,
perché il contesto culturale è quello. Ma che cosa sta succedendo con me? Eh? Allora hai sbagliato, gli dicono, no? E quindi, Dio è arrabbiato con te. Devi aver fatto qualche cosa. E Giobbe che dice, no, io non ho fatto niente. E si mette a questionare Dio in questo senso. È l'uomo moderno, eh? È molto moderno Giobbe. Perché addirittura ha l'ardire di questionare Dio, ma su cose serie, tanto è vero che Dio gli dà ragione in un certo punto. Ecco, ma quello che volevo dirvi, non affrontiamo il libro di Giobbe che sarebbe bellissimo, ma ci porterebbe fuori. Quello che volevo dirvi, che a un certo punto appaiono tre amici di Giobbe, no? E si mettono vicino a Giobbe e fanno la parte di questa gente, no, per bene, persone pie, eh? Dubitare sempre delle persone massa pie, eh? Che si mettono lì e cominciano a confortare o a consolare, secondo voi? Cosa diceva Isaia? Consolate, consolate, loro confortano. Cos'è il conforto? Dai Giobbe, dai, riconosci che hai sbagliato. Ma è proprio così, sai Giobbe, tu sei uno che ha sbagliato, è volontà di Dio quello che ti sta succedendo. E Giobbe dice, ma con tutto quello che mi è successo, ma con tutto quello che devo sopportare, una disgrazia del genere, come questi amici, non poteva venirmi di peggio. Il conforto in questo senso, l'accarezzare la persona, no, dicendo, rivestendo addirittura degli abiti del sacro, no, questo modo di rapportarsi con le persone è terribile. E Giove si ribella, non è questo, Allora, questa beatitudine qua non parla di questo conforto che ha proprio dentro di sé la morale, no? È un conforto morale per tenere quiete le persone, Ma è una, è qualcosa di molto più profondo, È una comunità che ha capito che c'è qualche cosa di grande, che c'è una, Isaia 61, avete portato la Bibbia? Isaia 61. Che cosa ha capito questa comunità? Perché si mette a così a dare proprio qualche cosa di profondo, non un conforto moraleggiante, moralistico, ma una consolazione. Isaia 61 è un testo che conosciamo, l'abbiamo già ascoltato, perché Gesù un giorno nella sinagoga di Nazaret ha preso il rotolo del libro del profeta Isaia. Ricordate? Siamo con, non con Luca, con Matteo, siamo con Luca quando Gesù fa questo. È proprio il discorso programmatico di Gesù, E prende in mano, srotola il libro e comincia a leggere: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a prolungare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per alleviare gli afflitti di Sion. Eccolo qua da dove viene. Che cosa stava succedendo al tempo di Gesù? E Gesù si riferisce a questo testo qua quando dice: beati gli afflitti. Chi sono questi afflitti qua? C'erano due minacce al tempo di Gesù, che sono le minacce che continuano anche i nostri giorni. Era un'oppressione che rendeva delle persone afflitte, perché c'era una minaccia che veniva da fuori, c'erano gli eserciti che venivano
a invadere il popolo. Stavano entrando e stavano proprio minacciando la vita. E allora queste persone sono oppresse. Ecco che sono gli afflitti. Piangono, ma piangono non del pianto del frigno di un bambino. Piangono perché c'è un'oppressione imminente, anzi è già lì. Ma c'è anche un'altra oppressione. È un'oppressione dentro. Dentro il popolo Gesù vede che la gente sta soffrendo. E qual è la causa? Ogni tanto la viene fuori, eh? È il Tempio che avrebbe dovuto ascoltare il profeta, questo qua, quello là, quell'Isaia là, capitolo 40, no? Consolate, invece di consolare opprime, Il Tempio sta opprimendo, quindi il potere religioso sta veramente incombendo e sta schiavizzando le persone. E allora Gesù dice, beati gli afflitti, guardatevi intorno, quante persone sono afflitte da questo, da qualche cosa che economicamente, che qualche cosa che religiosamente sta opprimendo, sta facendo piangere. Difatti la parola che Luca usa a questo punto qua, sapete che anche Luca ha le beatitudini, abbiamo detto le altre volte, le lasciamo da una parte, ma adesso ci serve ricordarlo, no? Luca dice beati coloro che piangono, ma ripeto, non è il pianto del frigno del bambino, è gente oppressa, Allora se c'è qualcheduno che la comunità, parla sempre della comunità, le beatitudini sono sempre rivolte a una comunità, non ripeto più queste cose qua, ma sono importanti, tenetele presenti, Se c'è una comunità che vede questo, che vede questa afflizione e si interessa e quindi lotta in favore di ogni oppressione per rendere l'oppressione, per liberare dall'oppressione, allora beati costoro. Perché se c'è qualcuno che lavora per la felicità degli altri, vi ricordate la prima, eccola qua, che viene attualizzata adesso, perché i poveri adesso sono questi afflitti, è un'altra situazione negativa questa qua, d'accordo? Allora se c'è qualcuno che vede questo e che rende presente un Dio che è liberatore, che vuole la libertà, che non vuole l'afflizione e quindi che cerca di togliere alla radice le cause. Questo è importante, perché le persone adulte, la comunità adulta lavora per togliere alla radice le cause dell'afflizione e quindi toglie ogni situazione veramente di oppressione e quindi anche contro l'ingiustizia, lotta per non confortare, cuorin, dai, sta sottomesso che va tutto bene stesso, le volontà di Dio, ma per consolare e quindi dare forza, dare aiuto e quindi lotta veramente per togliere queste radici dell'oppressione. Quella comunità è veramente felice e fa felici, perché le beatitudini sono sempre di andata e di ritorno. Fa felici chi fa questo e fa felici anche coloro ai quali si rivolge. Vi sto spiegando. Capite come queste, altro che alienanti, altro che, se ne capiamo le beatitudini, sono occhio del popolo. Ricordate che siamo partiti da questo, no? Una delle grandi accuse che erano state fatte al cristianesimo in genere e a questa pagina delle beatitudini era proprio questa. Beati, tanto gli sta quieti. Altro che, qua dice, una comunità non può stare quieta, tranquilla. Una comunità deve aprire gli occhi, vedere queste oppressioni, capirne le cause e anche addirittura sradicare questo. Allora Dio si rende presente, è reso presente, perché lui che fa? Ma come? Attraverso la comunità.
Pensate che questi sono tutti, si dicono in termini tecnici, passivi teologici. Che vuol dire? È Dio che fa, beati gli afflitti perché saranno consolati. È Dio che consola. Ma come? Quello qua è la comunità che rende presente questa azione di Dio. È questa comunità che rende presente un Dio, come vi dicevo prima, no? Da toccare, da palpare, eh? Non è un Dio così New Age, eh? Non è un Dio che è troppo facile questo. È un Dio, veramente il Dio di Gesù Cristo. Qua si presenta proprio la novità di Gesù Cristo, eh? Gesù Cristo è stato ucciso per questo, eh? Avevano capito altro che una religione alienante. Avevano capito che questa religione era rivoluzionaria e è rivoluzionaria ancora. La quietiamo un po' troppo, la quietiamo, diventiamo quiescenti, queste pagine, le beatitudini, la addomestichiamo un po' troppo. Ci stiamo spiegando? Ditemelo per piacere, se no mi vado avanti, perché mi appassiono, perché è bene queste robe qua, perlomeno a me dicono veramente qualche cosa di bello e di grande, che dopo si riesca come comunità a metterle in pratica, lì dobbiamo aiutarci anche, sento tutta la fatica di questo, io sono insieme con voi, cristiano, eccetera eccetera, ma tra l'altro ripeto ancora, guardate che questa proposta Cristo l'ha fatta alla sua comunità, ma non solo, e quanti ce ne sono anche al di fuori di quella della nostra comunità cristiana, no? Noi sappiamo il nome, essere battezzati è questo, far parte della comunità, abbiamo anche, diciamo, la conoscenza di questo, ma quanta gente, per fortuna, il concilio chiamava i cristiani anonimi, addirittura, no? Cristiani che senza saperlo vivono in questa proposta, ed è bello questo. Questo vuol dire che Dio è più grande della Chiesa, che il regno di Dio è sempre più grande della Chiesa, d'accordo? C'è stato un tempo, e purtroppo c'è ancora oggi questa tentazione, no? Di identificare la Chiesa col regno di Dio. No, guai. La Chiesa è a servizio del regno, e deve sempre essere a servizio del regno, a segno del regno, ma è una contestazione grande che le viene fatta sempre, perché deve avvicinarsi sempre di più senza mai toccarlo. Il regno di Dio lo supera immensamente. Andiamo avanti? Vediamo quella dopo? Aspetta, sbagliato. Eccoli qua, beati i miti. Come fa dopo? Beati i miti perché erediteranno la terra. Mamma mia, non capisco niente. Dai, adesso questa me la spiegate voi. Beati i miti perché erediteranno la terra. Cosa c'entra la terra con i miti? Dai, fatevi un'idea. Fatevi un'idea. È la terra promessa. Quindi, beati i miti perché va in paradiso. La terra promessa. Guardate che questo ce l'hanno insegnato così, mi non sono in ebreo. Era raggiungere la terra promessa, e la terra promessa era destinata a tutti. Sì, sto solo interagendo, no, ma ecco, interessante, però volevo solamente farvi ragionare, ed è molto bello, molto importante fare questo, perché le beatitudini, se capite bene, diventano liberanti, altrimenti diventano, eccolo qua, l'occhio di popolo, beati, miti, sta quieto, dai, miti, quei sempre buoni che sbassa la testa, perché erediteranno la terra, andranno in paradiso. Questa era la presentazione che, non ditemi di no, tante volte abbiamo sentito. Bisogna vedere cosa vuol dire miti. Ecco, allora, bisogna vedere cosa vuol dire miti e cosa vuol dire la terra promessa. Proviamo? Dai che ce la facciamo? Andiamo in Palestina. Ci siete?
è importante, eh? Andiamo in Palestina. Un palestinese, anche adesso, senza terra non è uomo, non è donna. Da qua capite la lotta che stanno facendo anche i nostri giorni, i nostri fratelli, per la terra, le varie intifade, eccetera, eccetera. E quello che stanno facendo gli ebrei, perché gli ebrei furbi, sono palestinesi, figli anche loro, ma anche, quindi capiscono bene, stanno togliendo la terra, perché tolgono la dignità di un bambino, perché nella terra tu vivi, senza la terra tu muori, con la terra, un pezzetto di terra, tu hai la possibilità di guadagnarti il pane e di lavorare, no, di avere la tua famiglia, anche per noi, ma per noi qua no, dai, neanche si può vivere in altri modi, eh? Il senso di terra, della terra che noi abbiamo è molto differente, sapete, eh? Per noi è, sì, va bene, viviamo a Bussolengo, viviamo a Pescantina, sì, certo, ma immaginate qualche cosa veramente di esistenziale, viscerale, grazie del tempo, immaginate qualche cosa, non si può vivere senza la terra, anche perché viene da distante questo discorso, loro lo proiettano addirittura all'entrata della terra promessa. Cosa è successo quando si è entrati nella terra promessa? Dio ci ha dato la terra, e Dio ci ha dato la terra, no, divisa per ogni tribù. Il nostro, la nostra tribù e dopo i nostri clan avevano tutti la propria terra, e questo indicava l'equità, e questo indicava la bontà di Dio e anche la giustizia di Dio, e anche la giustizia fra di noi, perché la giustizia di Dio diventa giustizia nostra. Però volte dell'occhio cosa fa l'uomo? I più furbi cominciano a mangiare sugli altri, magari perché qualche d'uno è più capace degli altri, no? E quindi, insomma, no, è più capace di lavorare, si dà anche al totocheto, no? Te lo lavoro mio e dopo diventa mio. Quindi la terra è diventata una sperequazione, e quindi la giustizia è diventata ingiustizia, no? E quindi i latifondi hanno cominciato, qualcuno ad avere troppo, ad avere, ad accumulare, a mettere insieme, e gli altri invece sono rimasti, attenzione alla parola, diseredati. Chi sono i miti? I diseredati. Hanno perso la terra, non hanno la vita, non hanno la dignità, è questo che vuol dire. Allora pensate che c'è un salmo, dopo ve lo leggete, c'è il salmo 37 citato anche lì, le canaia sto salmo qua, è un salmo, ecco, prima di Gesù Cristo, tutti quanti i salmi, magari qualcheduno di più degli altri, che dice: beh, dai, però, insomma, non arrabbiatevi troppo, se c'è qualcheduno che, insomma, ha più terra degli altri, quanto deve faticare anche quello lì, vogliateli bene, dai, siate miti. Eccola lì. Gesù Cristo non ha tanto digerito questo discorso e ha cominciato a dire: no, cari, questo non va bene. Se c'è una comunità che prende a cuore, no, proprio questi miti, questi diseredati, no? Ma è chiaro, se c'è una comunità che fa la felicità degli altri, di questi qua, e non pensa solo a se stessi, a quindi ad arricchirsi, ad accumulare terreni, no? A dire: è tutto nostro perché siamo più capaci, più bravi, tu non sei capace, quindi sei l'ultimo, sei ignorante, sei... No? Perché è facile far così, eh? Non ha le capacità, poverino.
Non è così che diciamo. Fuori. Non ha le capacità. Io ce le ho. Quindi io merito di più. No, lo faccio anche per lui. Però dopo i proventi sono miei. Se c'è una comunità che non ragiona più in questo modo qua, e comincia a ragionare invece per la felicità, conforme alla felicità degli altri, no? Per fare il bene degli altri. E quindi non per accumulare la terra, ma secondo giustizia. Allora questa comunità erediterà la terra, fa la felicità degli altri, dà la terra, dà di nuovo la dignità a chi questa dignità l'ha persa o gli è stata tolta. Beati i miti allora, beati questi diseredati, senza terra, se c'è una comunità che capisce che questo non va e quindi lotta, si dà da fare, si prodiga per ritornare a quella forma iniziale di giustizia, di condivisione che è nel progetto di Dio. Gesù vuole ritornare veramente a questo progetto iniziale di dignità della persona umana. Altrimenti noi troviamo come uomini, diciamo in genere, no? Troviamo tutte le motivazioni che ci giustificano. Addirittura anche il Salmo l'aveva trovato, no? Bisogna veramente permettere che tutti possano ereditare la terra. Quindi, altro che paradiso. La terra è la terra concreta, è una forma di dignità da restituire a tutte le persone, è una forma di giustizia da restituire a tutte le persone e una comunità cristiana deve lavorare in questo senso per la felicità di queste persone qua. Capite com'è bella questa beatitudine? È impegnativa, e quindi non alienante. È un Dio che si rende presente ancora una volta, si rende concreto ancora una volta, si rende effettivo ancora una volta, in favore di quelli lì che sono stati umiliati, perché questi sono veramente, questi miti, sono quelli che sono stati umiliati. Vediamo la dignità, comunità cristiana. E non solo, prendiamo la dignità, allora si vive bene, allora felicità, allora questa è la strada della felicità, altrimenti per chi lavora per se stesso con la sua pancia piena non fa la felicità, non la fa per lui, ma non la fa anche per te, per la comunità stessa, perché non è la strada della felicità accumulare, no? Pensare che questo dia il senso della vita. Capite com'è bella questa beatitudine qua? A me piace tantissimo. Mi state guardando un po' così dicendo sto quale matto. Non lo so, non lo so, a me le beatitudini vissute, capite, viste in questo modo qua, molto poco spiritualizzate, mi danno fiducia, speranza. Mi danno speranza, anche se impegno, mi dà una responsabilità enorme, chiaramente, a me e a tutta la comunità cristiana. Cosa vuol dire poco spiritualizzante? Spiritualizzante è quello che dicevo prima, no? Beati miti, sta quieto, tanto te vedrai in paradiso, Dio te porterà in paradiso. Questo è spiritualizzare le cose. Mentre invece renderle vive, concrete, è quello che dicevo prima, no? Quello che stiamo l'interpretazione che vi sto dando, che è molto concreta, lavora per la dignità, non rubare la terra. La terra vuol dire, no, anche in senso più ampio, d'accordo? Lavora perché le persone possano vivere, perché le persone possono essere persone, e quando c'è qualche cosa che toglie questa dignità a qualcheduno, dai, comunità, datti da fare. Non chiudere gli occhi, non pensare che già tanto tu sei a posto perché hai fatto le tue abluzioni o il tuo modo di rapportarti con la tua divinità. Il tuo rapporto con Dio deve passare attraverso questo stile. Allora incontri la felicità. E queste due beatitudini qua
Dopo ve lo leggete, io vi mostro queste qua, vi ho dato delle schede, ve le portate a casa, ve le leggete, è un po' la sintesi, chiaramente sono molto più scritte meglio di me, di quello che sto dicendo, voglio dire, no, quindi ve le trovate anche, io mi perdo delle volte anche con un po' di lessico, eccetera, eccetera, ma ecco, mi interessava proprio darvi il fuoco di quello che c'è dentro queste beatitudini. Ce la facciamo a fare anche l'ultima di questa sera? Beati gli affamati e assetati di giustizia. Cosa vuol dire questa beatitudine qua? Mi ha aiutato, per piacere. Dai. È la sintesi, vi aiuto io un po', ma dopo andate avanti voi. È la sintesi delle prime due che abbiamo appena visto. C'è la prima, beati, poveri, spirito. Quello è il cappello. Poi abbiamo detto, ricordate lo schema, ce l'avete sotto gli occhi, no? Lo schema di due incontri fa, che c'è la seconda e la terza riassunte nella quarta. Poi ci sarà la quinta e la sesta riassunte nella settima. Allora, che cosa vuol dire questo beati gli affamati e assetati di giustizia? Come va avanti la beatitudine? Perché saranno saziati. Pensate che quella parola lì, vi metto sulla strada, ha una traduzione stupenda. La usa solamente due volte l'evangelista Matteo, questa parola qua. Saziare. In dialetto, posso dire in dialetto? Passuo. Sapete quando uno è passuo? Forse è un dialetto un po'. Allora lo dico in italiano antico, satollo. Le professoresse qua mi dice che ho detto giusto, non sono parole, neanche quelle italiane, né quella dialettale non si usano più, ma rendono. Immaginatevi un bambino, dai adesso l'immagine, vostro figlio, dopo che l'ha mangiato, proprio un bel paciocon, appena succhiato dal seno, dal biberon, no, che manca solo le farrutine. E allora si batte sulla schiena perché si accomoda, il mangiare si accomoda dentro. O no? È così, no? Satollo. Pensate che questa espressione la usa qua e la usa anche dopo la moltiplicazione dei panni. Gli era talmente pasciuto che avanzavano delle ceste, 12, era proprio, quindi c'è un legame anche con l'Eucaristia, e quindi ti sta dicendo, giovanotto, guarda là, leggi là, vuoi celebrare l'Eucaristia? Vuoi che l'Eucaristia ti sazi veramente? Dai, datti da fare con questa beatitudine qua, perché altrimenti la tua Eucaristia là manca di qualche cosa, anzi è falsa, anzi stai tradendo. E quindi beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché chi saranno questi affamati e assetati di giustizia? Avete mai avuto fame, sete, qualche cosa? Fame magari, ma sete, dopo una camminata, dopo che, mamma, che voglia, che desiderio, mamma mia, se ne acqua, no? Ecco, allora ci vuole veramente qualcheduno che abbia questo dentro, Ci vuole qualcheduno che sappia veramente vedere le due beatitudini precedenti, no? Che va a sappiano vedere, che sappia vedere quelli che sono i diseredati,
quelli che sono oppressi e si dia da fare perché questo non ci sia. E quindi lavora perché ci torni la giustizia, perché non si può lasciare una realtà, una situazione, un popolo, una gente, non si può lasciare nell'ingiustizia. Bisogna veramente darsi da fare. Non bisogna pensare solo a se stessi, perché quando si pensa solo a se stessi, no, non trovi la felicità. Quando si pensa solo a star bene da solo da se stessi, manca qualche cosa di grande, di importante. Allora ci vuole gente affamata, ci vuole gente che ha fame, che ha sete, no? Di darsi da fare e di dire che la felicità non è nel ricevere, ma nel dare. Quando ci sono queste persone che capiscono che dando, facendo per gli altri, no? Offrendosi per gli altri, dandosi da fare per gli altri, si trova la felicità, eccolo qua, questa è la beatitudine più bella, più grande. Beate queste persone, affamate, assetate di giustizia, perché saranno saziate, e quindi potranno anche celebrare l'Eucaristia, saziarsi del pane, altrimenti il pane non sazierà, ma il te ingosa quel pane lì. Sì, ti può dare la messa finché te vuoi, ma il te ingosa quel pane. Capite quello di riposare? Chi non è veronese magari fa un po' più fatica, ma ti rimane lì, ti soffoca, non ti dà da mangiare, ti fa scoppiare se vuoi, la pancia ti scoppia, ma non ti dà, non sei sazio di questa presenza e di questo amore di Dio, di questo pane. Questa è la questa beatitudine meravigliosa che riassume le altre due. Quando c'è qualche duro che si dà da fare per gli altri, rende presente Dio. Questo è un po' la sintesi del discorso. Vuoi la felicità? Vuoi veramente? Dai, guarda gli altri, lavora per, d'accordo? Non pensare, non chiuderti, la beatitudine è questa attenzione, questo fare la volontà di questo fare la giustizia. E mi sono già confuso, perché era quello che volevo dirvi dopo, perché la forma più alta di giustizia è fare la volontà di Dio, e questa è la volontà di Dio. Nel Vangelo di San Matteo, ogni volta che trovate la parola giustizia, voi scrivete uguale nella vostra testa, uguale fare la volontà di Dio, perché nel Vangelo di San Matteo la giustizia non è solamente quella umana, ma è la giustizia di Dio, è il fare la sua volontà. E qual è il fare la sua volontà? Liberare gli oppressi, liberare quelli che sono diseredati, dare la dignità a queste persone, dare la vita. Questa è la giustizia. Giuseppe, sentiremo fra poco, no? Siamo nel tempo dell'Avvento, sta entrando in campo anche lui, no? Giuseppe, Matteo lo chiama uomo giusto. Cosa vuol dire? Che fa la volontà di Dio. E quindi fa parte di questa comunità qua, Giuseppe. Altro che il buon uomo, altro che era un giusto, di quei giusti, secondo il Vangelo di Matteo. E quindi faceva parte di questa comunità qua. E quindi è capace di essere attento a quello che sta succedendo, e quindi è capace di sognare. Bellissimo questo, adesso non voglio andare troppo avanti, perché sogna chi ha questa giustizia davanti a sé, chi è parte di questa comunità di giusti, no? Che sanno intravedere la volontà di Dio, e quindi è nel sogno di Dio. E quando si sveglia, la opera la volontà di Dio, prende il bambino e lo porta, perché c'è un disgraziato, Erode, che vuole ucciderlo, capite? È tutto collegato, c'è una conseguenzialità meravigliosa in questo senso. Comunque, quando sentite, quando leggete giustizia nel Vangelo di Matteo, è proprio fare la volontà di Dio, c'è la volontà di Dio di mezzo, no? E la volontà di Dio anche qua è molto concreta, dato che è spiritualizzata, come dicevamo prima, no? È molto concreta,
è un'attenzione particolare a tutte le forme, a tutte le situazioni di indegnità, tutte le forme di ingiustizia, di oppressione, e quindi darsi da fare per liberare, per portare, e questo dà la felicità. Quando c'è una comunità che vive così, è giusta, e quindi è felice. Io ho finito per stasera, perché ecco, è da digerire questa parte qua, no? Sono cosciente di avervi dato del buon cibo per diventare satolli, d'accordo? Mi piace la parola, adesso che l'ho riscoperta. Ecco, non ho letto, no, perché appunto ce l'avete già sott'occhio e è più facile dopo capire. Rileggetevi i testi, per esempio, che vi dicevo prima, no? Isaia, il Salmo 37, Isaia 61, il Salmo 37, e poi chiaramente i testi qua delle beatitudini, no? Come li abbiamo così interpretati. Hai parlato sempre di comunità. Sì. Mi viene in mente gli eremiti, quelli che stanno in giro dicendo. È una parte della comunità anche loro. Anche chi vive la vita eremitica non è che sia fuori della comunità cristiana, della Chiesa e del mondo. Hanno una loro modalità di vivenza, a secolo del Vangelo, e all'interno di una comunità cristiana. Per esempio il fatto che abbiano in mano la stessa Bibbia, no? Che leggano, che celebrino la stessa Eucaristia, chiaramente gli rende parte di una comunità. Quindi anche chi vive da eremita, nell'eremo, no? Queste persone, gli spiriti, eccetera, eccetera, non è che questo lì tiri fuori dalla comunità, anzi li metto nella comunità con una vocazione particolare, che è una vocazione tutta speciale, diciamo, no? È la vocazione attraverso la preghiera, arrivano direttamente a Dio, però stimolano la comunità anche con il loro modo di essere, no? E anche sono parte della comunità in quanto pregano, no? Le suore, i monaci di clausura, per esempio, hanno una presenza molto importante, almeno io ritengo fondamentale anche nella comunità, tutta particolare, guai se tutti fossimo come loro, ma guai se non è che fossimo, ci devono essere. Pensando a queste beatitudini sono anche molto concrete, no? Fisiche, per le quali non è che sia stata l'ispirazione per la teologia della liberazione? Può essere anche. È molto passa attraverso la sua libertà. Sì. Per l'uomo. Sì. Puoi ripetere che non si sente niente. O domandarsi le beatitudini che è molto concrete, che sono quasi fisiche, no? Non è quelle che ispira la teologia della liberazione. Sì, e non solo, ma certamente anche sì, cioè la teologia della liberazione, no? Ma anche altre teologie, non solamente, ma direi tutte le teologie, quando le ha cercate di essere veramente autentiche, riflessione del mistero di Dio all'interno della storia, no? Sono partite dalla storia, sono state altre teologie. Quando si sono astratte troppo dalla vita, hanno spiritualizzato, no? Hanno portato l'uomo lontano dal suo essere, da quello che è il suo camminare nella storia. E lì, secondo me, ha fatto anche l'ispirazione. Che dopo, se questa domanda la voleva dire, ma ti hai detto studierà, hai detto imparerà sta roba qua? Sì, anche sì. Per me è stato fondamentale, vi dicevo io,
ho rivisto, reinterpretato, riletto, ristudiato, ricompreso, riapprofondito proprio il mistero di Dio all'interno della vita della mia gente. Dopo chiaramente, no, leggendo, approfondendo, eccetera, eccetera, ma i bisogni della gente, ma quello che sto facendo anche qua, forse là in modo più provocatorio, perché la situazione è più gritante, no? Ma quando si vive in mezzo alla gente, si cerca di ascoltare, di capire, eccetera, eccetera, dopo purtroppo manca quasi sempre la parte conseguenziale, altre volte il tradurre e vivere, lì insomma si zoppica, io perlomeno zoppico, però cerco insomma di rispondere. Ecco, stando insieme con la mia gente là, no? Mi ha dato un input fortissimo. Come dicevo l'altra volta, no? Quando sono andato in Brasile, io avevo una base. Ringrazio il Signore di aver studiato. E studiato con delle persone brave, sapienti, la Bibbia soprattutto. Io ricordo ancora con molto affetto, no? Ma anche di conoscenza, le persone che mi hanno insegnato a studiare la Bibbia. Dopo una passione personale, eccetera, eccetera, là questo però l'ho rivissuto, l'ho reinterpretato, l'ho riascoltato. Ma proprio dalla gente semplice che diceva l'altra volta, non ho capito niente di quel che ti mi dito, che mi diceva la mia gente, no? Qualche duno, no? Che mi ascoltava. E questo mi provocava tantissimo, no? A ridirmi, ma soprattutto a ascoltare, perché mi diceva, dimetti adesso dai quel che ti capito. E il fatto che questa persona, no, mi dicesse all'interno di questo bimbo, ma dopo nella vita, mi dicesse quello che stavo comprendendo, per me è stato illuminante. Quindi, ecco, se questa è teologia della liberazione, mi ha liberato. Quello sì. E una lettura del genere è liberante per me. Una lettura così viva, concreta, per me non riesco a interpretare, a vivere, a leggere, no? Delle volte leggo delle pagine un po', sì, astruse, no? Così, va bene, le leggo perché magari mi apre anche quello, per carità, non so, però ecco, mi dà più consolazione il fatto di ritornare anche a così, alla vita, alla quotidianità. Sì, e allora, le beatitudini come ovvio del popolo presuppongono un'interpretazione completamente diversa da quella che ho spiegato. Allora, voglio sapere, nella storia c'è stata una strumentalizzazione, probabilmente, o erano interpretate anche dalla Chiesa, dalla teologia di allora, diciamo, diverse? È un po' sì anche. Cioè, le due cose, una strumentalizzazione, ma anche era un po' presentato così. Dopo, per dirti quello che ha inventato la parola, mi dispiace, non voglio fare politica, ok, no, ma tanto per dirti, è un filosofo, Marx, è stato lui che ha inventato l'ovvio dei popoli. Lui viveva tra l'altro in un contesto che era un po' particolare, luterano disincarnato, e lui ha ascoltava questi annunci, queste predicazioni, che risolti dicevano: potete pure soffrire, tanto Dio vi libererà nel paradiso. E lui, l'uomo concreto, diceva: no, questa è una religione che non va bene per la gente, è un opio dei popoli. E quindi no, lui ha rifiutato, quindi è arrivato all'estremo, no, addirittura la religione bisogna toglierla. No, nello Stato socialista la religione non deve esserci, non ci sarà, perché ci sarà il sole dell'avvenire e tutto quello che erano lì, no, ma non voglio farvi filosofia o che insomma, no? Ma lui è partito da questo. Adesso lasciamo stare Marx, credo che tante interpretazioni di questo tipo qua, purtroppo ce le abbiamo ancora. Ma sì, dai, sta chiedo. Fa pulito, no? Tanto dopo perché sarà il Signore. È vero questo, Ma come ci pensa il Signore? E questa è la bella novità, no? Il lieto annunzio è questo qua, come ci pensa il Signore?
ci penserà nell'aldilà, va bene, perché non siamo fatti per stare qua, ma ci pensa anche nell'aldilà, no, il regno dei cieli è qua, è già presente, è Vangelo questo, non sto inventando niente, anche se c'è un non ancora, sono le due parole che vedete sempre vicine, già e non ancora, quindi come ci penserà adesso, attraverso una comunità che non pensa solo a se stessa, ma che pensa, no, per il bene degli altri, rende presente Dio questa comunità, no? E quindi è felice e fa felici, si salva e salva, questa è la salvezza. Interpretazione la diamo anche adesso, perché se io penso, cioè come è rimasto questa prima la gratitudine dell'intezza, del mite, cioè letta così, come si legge normalmente, avrei dato il significato dell'uomo buono, no? Tutto quello che c'è sotto, quindi è anche una difficoltà mia, nostra, nel riuscire a comprendere effettivamente cosa la scrittura ci vuole dire. E questo forse siamo molto. Sì, per quello che stiamo qua, che stiamo leggendo, okay, no? Ecco, se voi leggete per esempio quel libretto che vi ho mostrato l'altra volta del Cardinal Martini, no? Lui è ancora più fine, ecco, io mi chiedo scusa ma il tempo quello che è, no? Perché dice per esempio che i miti fanno questo lavoro, no? Della terra eccetera eccetera con la non violenza. È finissimo questo discorso, il vero mite è quello che lavora con la, in favore della giustizia, no? E quindi recupera, no? E aiuta le persone a recuperare la propria dignità della terra, no? Con la non violenza. E qua mi viene in mente Gandhi per esempio, che non era cristiano ma aveva le beatitudini come un punto di riferimento, aveva capito in profondità quello che voleva dire. Quindi non toglie il fatto di essere miti, quell'aspetto che ti dici, no? La non violenza è dentro di sé. Però quella non è non violenza, quello di dire basta la testa e lasciate occupare, no? Non violento è quello che ha un obiettivo, Gandhi lo sapeva, addirittura ci ha rimesso la pelle per questo, è andato in prigione varie volte, ci chiamo Gandhi, ma quanti altri Gandhi ci sono, magari conoscete, conosciamo, insomma. E sono queste persone mite, che però hanno l'obiettivo, non l'ingiustizia. E quindi, in un modo anche loro profeticamente, ma insieme anche con altri, dai lavoriamo. E facciamo felici gli altri perché possono recuperare la loro dignità. E in questo modo facciamo felici anche noi. Perché la nostra felicità non è nel pensare a noi stessi e basta, ma pensare che si possa vivere insieme contro l'ingiustizia. È bello quello che Martini... Ecco, purtroppo è esaurito, ma se volete lo libretto. È quel libretto che vi mostravo la volta scorsa, che è un po' quello che mi ispira, Non è che mi sia così da bravo da inventarmi queste robe qua che vi sto dicendo, guarda, capirmelo dalla testa, insomma, eccolo qua. Le beatitudini, semplice, ma se volete. Cardinal Martini era un grande perché scriveva per le persone, dopo era capace anche di essere profondo, più di quello che si pensa, ma parlava anche per i semplici, qua capisce anche a me mamma. Non perché mia mamma la sia stupida, anzi, ma lei è molto semplice, è questo. Se volete. Beh, non adesso. No, pensavo che partissi subito. Se volete, allora abbiamo un ultimo incontro, prossima volta. La prossima volta vediamo quello che facciamo, non lo so, ma
ma abbiamo la parte positiva, questa è la parte più negativa, no? Gli afflitti, eccetera. Adesso abbiamo la parte più effervescente, positiva, diciamo così, misericordiosi, i puri di cuore. Pensate i puri di cuore come se l'hanno presentato, non trasmettendo le note. Puri di cuore a ogni altro che ha fatto catechismo a una certa età, ce l'hanno presentato come essere puri. L'aspetto sessuale, guai se no. Forse scopriremo delle cose un po' anche qua, differenti. No? Prego? Anche no. No? Te vedi la prossima volta? No. Prova a pensare solamente. Sera e oggi prova a pensare a una persona che è il puro. No? A me. Ho cominciato proprio a ragionare in questo modo qua, no, la trasparenza, la verità, prova a pensare, la purezza è veramente la possibilità anche di una comunità, un gruppo, no, che non ha sotterfugi, secondi fini, terzi fini, no, per cui quello che dice è, no, e rende felici anche gli altri, proprio perché c'è questa possibilità, no? Di trasparenza nelle relazioni, fidarsi, no? Affidarsi e poter mettersi a camminare insieme senza dover, come si fa sempre, no? Pensate agli ambiti che ci attorniano, insomma, no? Senza andare a scomodare i soci politici, ok, ma tutto quanto, insomma, l'ambito dell'economia e così via. E cosa fa la comunità cristiana in tutto questo? Ecco la comunità cristiana deve essere segno di contraddizione. Ma non solamente la comunità cristiana, ritorno sempre su quello che sto dicendo, perché le beatitudini non sono solamente della comunità cristiana, in modo speciale, noi lo sappiamo, ma quanta gente per fortuna vive anche la purezza, la trasparenza al di fuori della comunità cristiana. Per fortuna, no? E anche questo è segno del regno. Il regno dei cieli è presente, è vicino, è in mezzo a voi. Ricordate, domenica scorsa ha cominciato il Battista, no? Ha cominciato a parlare il Battista, guardate che è sempre Matteo, ha cominciato con le stesse parole con cui comincerà anche Gesù. Le ricordate sì o no? Convertitevi, tre parole ha detto, convertitevi, il regno dei cieli è vicino. E la roba più bella, perlomeno a me piace di più, sapete qual è? È vicino. Che vuol dire? Dai che ci vediamo una speranza. Perché c'è, è presente, ha cominciato a camminare in mezzo a voi. Il regno dei cieli, no? Non è distante, non è nell'aldilà, è vicino, e quindi è il pellegrino Gesù che ha sciolto gli indugi ed è camminante in mezzo a noi, ma è di una speranza enorme sta roba qua. Se non fosse il regno dei cieli, se fosse fermato lì, no, ci mancherebbe veramente qualcosa di grande, già immenso è il regno dei cieli. Convertitevi, ridate dignità alle persone, no? Siate giusti, c'è Isaia lì dentro, eccetera, eccetera. D'accordo? Ma è vicino, bellissimo. E il profeta Gesù ricomincerà da lì. Ci ha dato l'input, diciamo, il profeta Battista, e adesso va avanti il profeta Gesù. Tra l'altro anche lì il Vangelo di domenica scorsa, mamma mia, mi perdo via. Perdevo il Napoli in questo modo qua, Qualcuno gli interessa il Napoli. Non già ne ho detto e sarei arrabbiato perché è napoletano. E domenica scorsa, quel piccolo brano là, ha in sé un po' tutte le caratteristiche del Vangelo di San Matteo. Perché parte dalla misericordia e arriva alla giustizia.
parte della misericordia. Giovanni vuol dire Dio è misericordia, e non è casuale che parta da lì e termina con una invettiva di giustizia. Giovanni, no, perché non aveva capito il suo nome. Ci vorrà Gesù per riavvicinare sempre di più i due termini. Tanto è vero che Gesù li metterà uno sovrapposto all'altro. Cos'è la giustizia? A chi se la smettere? Fare la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio che una comunità può fare? Se non essere misericordioso. Saremo giudicati, capitolo 25, difatti, siamo alla fine del Vangelo, saremo giudicati solamente in base all'amore che avremo espresso. D'accordo? E quindi la misericordia e la giustizia andranno sempre di più. Giovanni non potrà più fare quell'invettiva. Ci sarà colui che viene dopo di me e pulirà quest'aria con il ventilabro e separerà. Questa è la giustizia di Giovanni. Ma anche lui si accorgerà che Gesù non farà questo. Tanto è vero che a un certo punto cosa farà nel suo Vangelo? Manderà gli emissari, lui è in prigione, manderà gli emissari e chiederà ai suoi emissari, andate là a domandare se è lui, o se dobbiamo aspettarne un altro. Perché? Ma perché? Quello che sta facendo non è quello che dicevo io. Io sto predicando una giustizia divina che viene qua e squarciolo in cima alle pignate e sbaglio. E questo qua invece mi sta dicendo che insomma i poveri sono guariti e gli zoppi cominciano a camminare. Ma che giustizia è questa qua? D'accordo? Quindi anche il grande Battista non ha capito che tipo di giustizia è quella di Dio, Gesù. Perché Gesù è Dio, ma Dio è Gesù anche. D'accordo? Giovanni Battista non aveva ancora capito che Dio è Gesù. Pensava che Dio fosse un altro e che Gesù fosse uno che il profeta doveva venire, aveva intuito qualche cosa, ma doveva maturare. E noi siamo più fortunati del Battista, più fortunati perché leggiamo il Vangelo, siamo più fortunati del Battista, perché il Battista si è fermato, ma che è la strada, all'inizio della strada, ha solo intuito questi barlumi, no? Intuizione profetica, ma quanti profeti ci sono sparsi per il mondo che intuiscono, ma quanto siamo fortunati noi, ma non più bravi, d'accordo? Non è che noi siamo più bravi, ci sono profeti meravigliosi in giro per il mondo, noi abbiamo questa bellissima fortuna, no? Di poter conoscere il lieto annunzio. Magari se lo vivessimo anche. A che mio finire. Non va a essere difficile perché ti segui il mio. Uno è perché Dio si è fatto l'uomo in quel tempo là, proprio in quel tempo là. La seconda è perché dopo 2000 anni ci sono ancora i diseredati e gli oppressi? Vuoi rispondere? La prima non lo so, perché ci ha provato qualcuno a dirlo, no, e ci ha detto così, nella pienezza dei tempi, Galati 4:4, San Paolo ha una domanda sicuramente come la tua provocatoria che qualcuno l'avesse fatto, non so se ti senti magari, no, mi ha detto solamente nella pienezza dei tempi, a Dio è piaciuto così. Quindi lo domanderemo se ne interesserà ancora. Perché forse la domanda non è posta correttamente secondo la logica, no? Forse perché la pienezza dei tempi è sempre pienezza dei tempi. Forse è sempre proposto. D'accordo. Noi abbiamo l'orologio, ma è sicuro che è così. Ma comunque è venuto nella storia. Ha assunto l'orologio, questo sì.
ha, venendo nella storia, si è messo l'orologio al polso anche lui. Capite l'immagine? Chiaramente non c'erano gli orologi, ma se mai la clessidra, non so cosa era. Ma voglio dire, è entrato nel tempo. Quindi non disincarniamolo, quello sì, è venuto nel tempo. Perché in quel tempo là, non lo so. Magari a me avrebbe fatto più comodo adesso, però mi farebbe paura. Io prenderei paura, perché magari non riconoscerlo sarebbe un colpo di mano. Come allora? Perché chi non l'ha riconosciuto allora erano uomini religiosi. Mi fa solo paura. E questo è provocatorio ancora di più, perché mi dice, è vero, grazie oggi. Perché può darsi che il Signore, può darsi, è un po' darsi provocatorio di questo qua, stia ancora passando. Diceva Sant'Agostino, temo il Signore che passa. Quindi vuol dire che continua. Quel è vicino là, di cui vi parlavo prima, ha sciolto gli ormeggi, è la sua presenza che continua nella storia. E allora la comunità cristiana deve essere sempre attenta a vivere quello che abbiamo appena detto, perché sennò il Signore passa, no? E non lo riconosce. Quindi, ti sto rispondendo, non è importante che sia venuto in quel tempo là, storicamente, e basta, perché la sua presenza non è finita, ma da là continua ad essere presente, no? Ad essere presente in ogni fratello, nei volti, c'è una pagina di Medellin, per esempio, di Puebla, anzi, quella prima, che è stupenda, te la mostrerò anche. Se era la seconda domanda? Perché mi è ancora in chiesa delle lastre. Ah, perché è ancora in chiesa delle lastre. Forse perché è ancora... In brasiliano si dice la cobissa, no, il desiderio sfrenato, forse perché il desiderio di possedere, il desiderio di primeggiare, il desiderio di la ganancia, no, cioè il desiderio di avere tutto quanto, continua ad accompagnare la mia vita, la nostra vita. E ancora la comunità cristiana deve essere attenta a questo. Intanto di purificarsi, di convertirsi, ma di riconoscere anche questi segni presenti all'interno e al di fuori della comunità per essere pronti a rispondere. Compiti per casa? Ripensate a quello che abbiamo detto. E magari con una domanda in più: la nostra comunità cristiana che cosa sta facendo, che cosa potrebbe fare per essere veramente capaci di vivere in questo modo e questo stile? Buona serata a tutti.